Io dico soltanto questo, quante persone sono vive oggi che alcuni di loro hanno parlato. Questo non deve dargli nessun premio, naturalmente, ma vi deve far capire, insomma, quale fu anche la tensione nella quale ci trovavamo, che non fu facile fare quel tipo di leggi. Però qual è, la legge che ci è servita di più non è stata nessuna di queste, è stata una legge apparentemente innocua. Dunque ci eravamo accorti che i terroristi cosa facevano? Abitavano presso amici, avevano la base presso amici. E allora chiedemmo, io ero già parlamentare, ma ho continuato a occuparmi di terrorismo anche in quella veste, chiedemmo al governo e al Parlamento che si facesse una legge che stabilisse che chi aveva ospiti in casa per più di un giorno doveva denunciare la permanenza di questa persona alla questura, all'autorità di polizia, che avrebbe controllato e così via. Questa legge fu fatta e gettò il terrore nelle organizzazioni terroristiche, perché evidentemente e con pene molto severe per quelli che ospitavano. Naturalmente, perché il terrore dove veniva fuori? Fuori dal fatto che la polizia, indagando, sarebbe andata a vedere e scopriva che quello era un terrorista e doveva ospitare un terrorista e via, quindi con pene severe, naturalmente di concorso in terrorismo e così via. Naturalmente tenete presente che la polizia non era per nulla attrezzata a fare questo tipo di, non c'era il computer, questo tipo di screening, ma anche attraverso, facendo filtrare alcune notizie in gran parte false, si diceva, scoperti 10, 5, 7, 10 basi. A questo punto cosa accade? Accade che i terroristi cominciano a comprare case, a comprarle con le rapine, avevano i soldi e compravano le case. Però a quel punto, era questo il meccanismo che noi volevamo far crescere, ci fu l'intesa con i notai che i notai dovessero comunicare all'autorità di polizia e all'autorità giudiziaria tutti gli acquisti di case. Che verifica si faceva? Se l'acquirente esisteva davvero, quindi andavamo con documenti falsi, naturalmente non con documenti veri. Se l'acquirente esisteva davvero, nessun problema, se non esisteva era un terrorista. E devo dire, questa cosa ha consentito di smantellare alcune centinaia di basi terroristiche e, come dire, di avere risultati di grande rilievo. Quindi molto spesso sono leggi che colpiscono un nodo, un passaggio che danno risultato, piuttosto che leggi clamorose sulle quali si fa una grande c'è una grande attenzione e così via.